Il 2 giugno 1946, con il referendum istituzionale, nasceva la Repubblica Italiana, un referendum con il quale gli italiani furono chiamati alle urne per scegliere tra la monarchia e la Repubblica. Il referendum fu indetto al termine della Seconda Guerra Mondiale, qualche anno dopo la caduta del fascismo. Il 2 giugno rappresenta dunque un momento significativo per la storia dell'Italia. Oggi, per il 71esimo anniversario della nascita della nostra Repubblica, anche a Campobasso manifestazione per ricordare quella data. Alle 10 la deposizione della corona ai caduti in Piazza della Vittoria, poi il corteo si è mosso lungo corso Vittorio Emanuele fino ad arrivare a Piazza Pepe, dove si è svolta l'intera manifestazione alla presenza delle massime autorità istituzionali e militari della regione. Ad animare la cerimonia il coro della scuola media Colozza. Nel suo messaggio inviato a tutti i prefetti d'Italia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato l'appello alla coesione e all'integrazione. Ha invitato alla coesione e all'integrazione. Diciamoli tutti e due questi concetti che sono importanti. Coesione a livello interistituzionale e integrazione. E io proprio in questa rivisitazione della festa della Repubblica a Campobasso ho voluto proprio seguire l'insegnamento del Presidente della Repubblica e ho voluto che i nostri ragazzi dei centri immigrati cantassero insieme ai nostri ragazzi della Colozzi e come avete visto hanno cantato l'inno nazionale e lo avevano imparato a memoria e lo hanno cantato anche volentieri, quindi mi fa piacere che da Campobasso parta questo segnale per tutta Italia. Poi c'è stato riferimento anche a altre emergenze, col bullismo per esempio, femminicidio. Il Presidente della Repubblica quest'anno, ed è stato veramente grande, ha voluto richiamare delle tematiche che sono molto importanti e molto sentite, contro le quali combattiamo quotidianamente e continueremo a combattere. Nel pomeriggio la consegna delle medaglie d'onore concesse dal Capo dello Stato alla memoria di 3 cittadini della provincia di Campobasso, militari deportati e internati nei lager nazisti. Si tratta di Domenico Leccese, Giuseppe Petrella e Costanzo Sciarretta. Poi la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Raffaele Pagano, Pierpaolo Pigliacelli, Antonio Battista, Giuseppina Cornacchione, Franco Damario, Berardino D'Angelo, Angelo Di Scienza, Massimo Fazio, Vincenzo Gammieri, Graziano Giannettore, Sabato Rocco, Vincenzo Ruscica e Domenico Santomiero. La soddisfazione del sindaco Antonio Battista. E ringrazio il Presidente della Repubblica per questo riconoscimento. Ma oggi è una giornata di festa per tutti gli italiani e il mio ricordo va a chi ha lavorato per garantirci la libertà nel corso degli anni e chi a tutte le istituzioni e a tutte le persone che ogni giorno fanno il proprio dovere all'interno del comune di Campobasso, della regione Molise, della provincia, in ogni ufficio dello Stato per consentire la erogazione dei servizi e garantire libertà e sicurezza a questa nazione.